Marcello, buongiorno, buongiorno a tutti. Con il mio zainetto sulle spalle continua il mio viaggio alla scoperta dei borghi più belli d'Italia. Oggi in Piemonte sono qui a visitare un borgo che si trova proprio nel cuore della provincia di Cuneo. Andiamo a visitare Fossano. Eccomi Paolo, ciao! Ehi, hey, ciao Lorenzo, ciao. Benvenuto a Fossano. Grazie, tra l'altro ho appena fatto il mio ingresso a Fossano dalla cinta muraria, perché credo che Fossano appunto fosse protetto da questa cinta muraria, era una fortezza. Fin da quando è stata fondata, Fossano è stata difesa da potenti mura, era una delle città più strategiche di tutta la provincia. Bene, a questo punto direi di poter cominciare a farci una passeggiata per andare a scoprire anche il borgo storico di Fossano. Ben volentieri, sarà un piacere farti vedere i portici, le chiese, ma soprattutto il castello, vero e proprio simbolo di questa città. Beh, Paolo, qui siamo di fronte alla concattedrale, bellissima, e da qui si può vedere, da questo scorcio, proprio le caratteristiche che ha Fossano. Effettivamente c'è tutta la storia della città di Fossano in questa parte che collega Borgo Vecchio con la zona di Via Roma. Abbiamo la concattedrale che hai appena citato, dedicata a Santa Maria e a San Giovenale, che è un esempio bellissimo di barocco, con un campanile quattrocentesco ancora. Poi abbiamo il prestigioso e monumentale palazzo del municipio, il Palazzo dei Capitani, e poi Palazzo Tesauro, che ci riporta indietro al Medioevo e ci introduce al Borgo Vecchio, che è il vero e proprio cuore della città di Fossano. Beh, camminando per il centro storico ci si imbatte in questa piazzetta che è deliziosa e caratteristica perché ci sono tutte piccole casette colorate e mi ricordano le casette dei pescatori che stanno nei borghi dove c'è il mare. Pescatori sì, ma non di mare, ovvio, di fiume. Qui vennero ad abitare e fondarono il primo nucleo del borgo di Fossano, il Borgo Vecchio, come si chiama ancora oggi, pescatori ed artigiani. E quindi qui immagino ci fosse il mercato del pesce. E proprio il mercato del pesce no, sarà il mercato delle uova, sai, siamo gente di pianura. Ah beh, giusto, anche questo, è vero. Beh, le uova ci stanno sempre bene. Però. Le uova fanno sempre bene anche. Eccoci, finalmente siamo arrivati di fronte al simbolo di Fossano, il castello dei principi d'Acaia. Ma quanti mattoni sono? Cioè, l'hanno contati, saranno 100.000, qua. Ma che 100.000? Sono molti di più. Sono, all'epoca contarono 3.355 mattoni. Per poter costruire questo, che nel 300 fu la struttura più grande mai costruita in tutta la provincia di Cuneo. Beh, tra l'altro conservata benissimo e all'interno è visitabile. Che cosa troviamo? All'interno è aperta al pubblico perché abbiamo la biblioteca centrale della provincia di Cuneo, sono 150.000 volumi, un archivio storico che risale al 200 e poi una sala decorata con delle grottesche, ma ti invito a terminare la visita sulla torre panoramica, dove potrai vedere a 360 gradi il panorama sui tetti. Caro Marcello, è arrivato il momento di ripartire e quindi saluto la bellissima Fossano con il suo maestoso castello e mi incammino verso un altro borgo. E non mancate, perché lo conosciamo insieme. Ciao, a presto!